Osteria della luna piena. Renzo ha bevuto troppo ed è ormai stordito dal vino. L'oste lo accompagna in stanza e, dopo un ultimo vano tentativo di fargli dire nome e cognome, lo mette bruscamente a letto. Renzo si addormenta subito e profondamente. L'oste si reca al palazzo di giustizia per denunciare la presenza del giovane. La mattina presto, Renzo viene svegliato da un notaio criminale e da due sbirri che lo vogliono portare in prigione. Perplesso, prende tempo nel vestirsi, poi capisce la situazione e percepisce il timore dei poliziotti rispetto alla gente in strada. Legato per i polsi, Renzo scende in strada tra i due sbirri e il notaio, ma qui comincia ad ammiccare ai passanti, ad attirarne l'attenzione con cenni e sguardi. Infine chiede a voce alta il loro aiuto in nome della comune causa popolare. La gente si fa intorno ai poliziotti con aria minacciosa e li mette in fuga. Renzo è libero.